I'm from Brazil. Sorry for the delay. I know that you guys came a long way, most of you, at least. And also, actually, maybe we're gonna wait a little bit also because we're gonna have a person that will bring some printing material. So I'm gonna start maybe with a small introduction. As you could see here in the back, I have like what you're going to do about today. I didn't put the timings because two main reasons, because I don't know it. And I was instructed that we are in a place that we do not care much about that. So I decided to do not put all the schedule with the timing like in Estonian way. Ciao a tutti, mi chiamo Santos, sono brasiliano. Vi ringrazio tutti quanti per essere venuti qui. Mi dispiace per il ritardo. Ci sono stati dei piccoli imprevisti. Ero convinto di portare un planning di quello che avremmo dovuto fare, però ero convinto di fare lezioni in un posto diverso rispetto a questo, quindi comunque abbiamo portato dei materiali un po' differenti rispetto a quelli che erano in programma, però ad ogni modo grazie per essere venuti qua. Grazie. Thank you. Okay, maybe you can start talking about ourselves, because also I need to know you guys, most of you came from so far away, and I need to understand what to focus more in our workshop. Please come in. Quello che vorrei fare all'inizio è sentire un po' di voi. Vorrei che parlaste di voi, il motivo che vi ha spinto a venire fin qua. So che molti di voi vengono da lontano. Quindi vorrei capire il motivo per cui siete qui e che cosa vi aspettate da questo workshop. So maybe you can go like one by one, you can tell our name, what do you expect from, why you were here and what do you expect from this day. Quindi penso che sia il caso anche di farlo personalmente, quindi ognuno di voi potrà dire nome, come mai è venuto qua, cosa vi ha spinto e cosa vi aspettate da questo laboratorio. Yeah. Okay. Who would you like to start? Fabrice. You can. Ve lo dico in italiano. Buongiorno a tutti. Allora, io sono Fabrice, sono francese. E il caso fa che io devo organizzare con Peter Jan PG, un belgo, l'ultimo workshop di questa serie, che sarà una sintesi di tutti i laboratori che avete vissuto. Comunque sono in Italia per 3 mesi dentro un progetto con l'associazione Link, dove una persona che si chiama Mino, che ha organizzato, dovrà venire in Francia dopo per 3 mesi. Sono praticamente 20 anni che io lavoro a livello europeo. Ho una grande esperienza, ma io lo posso dire, ogni volta si impara qualcosa di nuovo. Allora è sempre un piacere di partecipare a questo laboratorio. Le mie aspettative soprattutto anche di aiutare a vedere, a partecipare con voi per aiutare all'ultima sequenza che faremo. È vraiment la giornata per conoscerci meglio. Grazie. Buongiorno, io sono Vincenzo, vengo da Gravina, lavoro nella cooperativa EOS, che poi è l'ente proponente di questo laboratorio. E sono qui perché io lavoro in questa cooperativa e noi ci occupiamo di bambini e di giovani, quindi seguo questo laboratorio perché sono interessato e siamo interessati noi dalla cooperativa a conoscere e a sviluppare metodologie di lavoro con i bambini e con i giovani innovative e che provengono dall'Europa, in un'ottica europea e non puramente locale come quella a cui siamo abituati ad assistere, no? Ciao, io sono Valeria. Si sente? Sì. Allora, come collocazione non saprei dire, cioè nel senso che comunque mi sposto anche io abbastanza per diversi progetti, ho fatto la group leader per vacanze studio diverse volte. Ho iniziato e interrotto un IBS come Birgit, però. Ho vissuto in Francia per un progetto di lavoro e a Lussemburgo. E oggi sono qui perché ero interessata a questo workshop, più che altro per capire come
come si svolgono comunque questi training sull'educazione non formale, cioè nel senso quello che comunque è al di là del, di ciò che è statico, insomma, per educare le persone e per insegnare qualcosa, perché l'ho fatto come destinataria anni fa e vorrei capire come si insegna, insomma, si insegnano i concetti con nuove metodologie, quindi spero oggi di capire qualcosa in più e capire se ci sono anche opportunità in questo settore. Ciao. Non ridere, per favore. Io sono de Ucraina, mi chiamo Alina, sono qua per un progetto di Leonardo e sono qua oggi e adesso perché mi piace fare questo giorno con tutta la gente e mi piacciono tutti i progetti come workshop e sono molto divertiti e sempre si può imparare qualcuna cosa e credo che è molto bello questi workshop. Uh-huh. Ciao, sono Chiara. Anch'io lavoro come Vincenzo nella cooperativa EOS e anche per me l'interesse nel partecipare a questi workshop è proprio quello di apprendere metodologie alternative per essere, insomma, per entrare in contatto con tematiche anche alle volte pesanti da affrontare con i bambini, quindi cercare modi alternativi per poter arrivare a loro, ecco. Questo è quello che mi aspetto anche da questa giornata. Io sono Pino, salve, faccio parte anche della cooperativa EOS. Ho partecipato a quasi tutti gli altri workshop e quindi sono interessato anche a seguire questo, sempre nell'ottica di interculturalità, come anticipava Vincenzo, che per noi è un argomento nuovo, diciamo, ci stiamo adesso approcciando a questo argomento. E poi per cercare di trovare un filo conduttore, che secondo me ci sarà poi alla fine, tra tutti i workshop che abbiamo fatto dall'inizio fino alla fine. Ciao, io sono Victor, vengo dalla Spagna, sono stato l'anno scorso volontario di LINK con questo programma IBS, adesso continuo ancora tra Matera e Altamura facendo lo stesso lavoro con bambini, ma con un altro tipo di programma. Sul workshop, in inizio non avevo tante aspettative a livello pratico perché l'ho saputo praticamente da ieri, due giorni fa, ma vengo un po', come ha detto Fabrice, con la voglia di imparare sempre cose nuove, con la mente aperta per vedere cosa c'è oggi. E di che città di Spagna? Di Madrid. Ciao a tutti, io sono Bea, della Spagna anche, e sono volontaria, e lavoro con l'Auxilium, che è un centro per persone disabili. Sono qua per imparare e divertirmi, non ho pensato a LINK, che è la migliore associazione del mondo, ci ha dato l'opportunità di venire qua e quindi io sono qua volentieri per imparare tante cose. Perché no? Ciao, sono Marika, io sono di Mesagne, di questa città. Frequento questo posto, abbiamo collaborato per alcuni laboratori, questo è un posto pieno di adolescenti e di ragazzi, quindi è opportuno partecipare a questi incontri per capire come arricchirlo ancora di più. Tutto qua, grazie. Thank you. Buongiorno, io sono Birgit. Niente, io lavoro presso l'associazione LINK da 6 anni, dove avevo fatto nel 2008 il servizio volontario europeo e sono molto contenta di stare qui oggi, diciamo, finalmente a conoscere questa struttura, Mesagne e anche Marco, perché Mino mi ha parlato molto di te. Certo, che bene, no? Sì, sempre bene. Niente, cosa mi aspetto? Mi aspetto che lavoriamo bene insieme, che impariamo qualcosa su una tematica che spaventa spesso i giovani, perché la cittadinanza attiva, tante belle grandi parole, però
sono molto interessata anche io personalmente di capire meglio come qualcun altro organizza laboratori su questo tema. Quindi niente, sono sicura che sarà bello. Ok. Io sono Titti. Titti Stoppa. Oh. Mi dispiace che non ci siano molti, anzi nessuno dei nostri soci fuori di Marica, che ringraziamo. Faccio parte del gruppo dei progetti proponenti in questo laboratorio, perché ritengo che sia importante creare e sostenere questo filo che accomuna progetti simili o comunque che aderiscono ad uno stile di pensiero che converge, per cercare di creare anche noi qua qualche scambio, qualche partecipazione a iniziative che sinora ci hanno appena sfiorato grazie a voi. La mia aspettativa è proprio quella di continuare, insistere a proporre al territorio una formazione tra virgolette alternativa, non per i giovani ma con i giovani. Noi in questo posto puntiamo soprattutto su far emergere le potenzialità dei progetti, stimolando i ragazzi a fare da sé. Non siamo ancora molto specializzati nell'accompagnamento su questi percorsi progettuali. Diciamo che diamo a loro la possibilità di uno spazio in cui incontrarsi e discutere tra di loro. In alcuni casi la cosa ha funzionato, in altri credo invece che sia importante avere delle proposte allettanti, perché altrimenti certi panorami non si sfondano, rimaniamo nella nostra penisola salentina ai margini dell'Europa e per certi versi sembra Nord Africa. Con lui abbiamo vissuto qualche piccola esperienza banale, no? Ma sono proprio quelle che ti danno il senso e la misura del posto in cui ti trovi. Ringrazio tutti voi per lo spirito che vi anima e dal quale traggo energie per me ma anche per il nostro progetto. Grazie. Ok, great. So I can see that you guys are very already engaged in the work and already have like been participated in different kind of projects. I also going to talk a little bit about myself, actually why I'm here. I believe Mi fa piacere che molti di voi siano già comunque coinvolti in associazioni, organizzazioni e comunque attività molto similari a queste, quindi adesso invece vi parlerò un po' di me, così da capire ancora meglio di cosa andremo a parlare. Ok, so I will start maybe presenting myself. I believe that I'm here because once Mino was in Estonia, there was the International Tool Fair, and I was doing a workshop and he came to my group. So I believe that he might have liked, so he invited me to come here. Sono qui perché ho conosciuto Mino quando era in Estonia, ha partecipato anche lui al laboratorio, ci siamo conosciuti ed evidentemente è rimasto colpito da me, ci siamo piaciuti, gli sono piaciuto e quindi poi mi ha a sua volta invitato per un progetto invece locale. Ok, and so I'll start more or less to explain how I get involved. I'm originally from Brazil, so I'm not Portuguese like it was this PT, but although I have a Portuguese passport. Actually, I have two passports and three ID cards.
I have the Brazilian passport, the Portuguese passport, the Brazilian ID card, the Portuguese ID card, and the Estonian ID card. So you might understand why citizenship is something quite important to me. Capirete perché il concetto di cittadinanza per me sia molto importante dal fatto che io sono brasiliano, di origine brasiliano, Brasile, non di Portogallo. E io tuttora abbia due passaporti, uno portoghese e uno brasiliano, ma abbia tre carte d'identità, una brasiliana, una portoghese ed una estone, quindi capirete perché voglio assolutamente essere coinvolto in ciò che riguarda la cittadinanza, perché ne ho tre, diciamo, ecco. Ok, and I started working with, like, I came from Brazil, I didn't have experience in non-formal education or working with young people. And when I moved to Portugal, I was an immigrant. I didn't know nobody. And I went to study in the university. So be engaged, it was my way of doing something when I didn't know nobody and I didn't just want to stay at home or watch television. Quando mi sono trasferito dal Brasile a Portogallo, ero fondamentalmente un emigrato, ero una persona estranea, quindi volevo assolutamente in qualche modo sfondare il muro della diversità e quindi essere comunque coinvolto in qualche cosa, quindi diventare parte del popolo portoghese in sé per sé, e non volevo rimanere, diciamo, recluso o precluso nelle piccole realtà personali. So I try to be very, like, try to condense all this, how it end up me here. So in the university I entered to the student council. And in the same time, in the city where I was living, I started going for some meeting of a youth party. Ho iniziato partecipando a dei consigli studenteschi presso la mia università, e invece comunque per quanto riguarda i laboratori e le attività cittadine, invece mi sono occupato, ho preso parte ai meeting, agli incontri che riguardavano comunque il lavoro giovanile e le attività con i giovani. And then in the university, naturally, I start to organize things for the students of international relations and political science, which is my background. And I start to organize, like, conference and so on for them, and I became a member of the student council. While in the local municipality where I was living, I was attending this meeting and they invited me to join their youth parties. It was the Social Democrat Youth Party in that city. Dopodiché ho iniziato ad organizzare, quindi a prendere parte attivamente agli incontri, comunque meeting, per i ragazzi di scienze politiche e collaborazioni internazionali, che è comunque il mio background personale. Dopodiché sono stato comunque invitato dai comuni, comunque anche nelle vicinanze il mio stesso, a prendere parte ai meeting che sono comunque a parte dalle questioni universitarie. Ok, then in four parts, the student council and the political group became something very important. Then in 2005 I was invited to be part of the local municipality list of the party, and I was elected. So I was the youngest guy in the municipality assembly, and basically, but we are kind of opposition. So I started being very, very active in the local municipality, because it started me just going for the meetings, organizing things, writing articles. In 2005 I was truly elected. I was the youngest guy in the assembly of Montijo, which is near Lisbon. A parte questi meeting che erano cioè si tenevano sia nelle università sia comunque nei comuni stessi, nel 2005 sono stato eletto come il più giovane, diciamo, membro dell'assemblea comunale di Montijo. E quindi ero il più giovane, quindi ero attivo in tutti i lavori che centrassero con l'attività giovanile, con le relazioni politiche dell'università e con tutti i programmi per i giovani. So basically Montijo was a city very similar to your city. It was not a big one, it was a bit like far away from the places the young people, they grow up there, but then they go out to work out of Montijo, and they sometimes use Montijo just to come back to sleep. So it was a dormitory.
La realtà del mio paese, Montijo, assomiglia un po' alla vostra, in quanto non è una città grande, non può accogliere tante realtà. È un paese in cui i ragazzi crescono, arrivano a una certa età, si trasferiscono nelle città più grandi per studiare, per lavorare, e magari tornano soltanto per dormire, per i weekend, per le festività. Then that's how I start working with young people, because I was invited to work in the municipality, and how to make young people to take part in the different actions of the city. Quindi quello che mi premeva fare, quello che mi premeva fare insieme ai membri comunque dell'assemblea comunale, era cercare di attrarre i giovani, di farli di non farli andare via, quindi di farli rimanere a Montijo il più tempo possibile con attività il più poliedriche possibili. Okay, I work for there like 3 years myself. I start actually working also with non-form education methods for that young people. Later on, they created one organization. These young people, they created one organization, and now they make many different kind of projects, international and local as well. E ho lavorato soprattutto per i programmi di educazione giovanile non formale. Mi sono occupato quindi di questi argomenti con i membri del comune. And then I decided to quit everything and did myself a EVS in Estonia. E a un certo punto ho deciso di mollare tutto e fare il servizio di volontariato europeo in Estonia. By the way, when I finish the university and before I go to work with the municipality, I work 2 years in the European Parliament researching youth policy for Portugal. So I was working under an MP, and my main job was research development of youth policy for him. Quello che ho fatto è stato anche collaborare con il Parlamento europeo in una sezione particolare, nella sezione delle politiche giovanili, quindi come creare delle attività che venissero incluse nelle politiche giovanili per noi, per tutti quanti noi. Yeah, so basically I was working a lot with theoretical part, like policies and so on, and only after in the comune, like you call it, we had a practical work with young people, no? Because it was my work was theoretical and my volunteer work was practical. So tutto quello che vi ho detto finora è stato fondamentalmente un lavoro teorico, un lavoro comunque di parola. Quello che comunque riuscivo a fare era fare un lavoro di teorico, quindi un lavoro soltanto di discorsi, per parlare con comunque i comuni, mentre per quanto riguarda il lavoro del volontariato, questo invece prevedeva un lavoro pratico, quindi sono riuscito a poter condensare questi due mondi di teoria e di pratica. Okay, so since 2005 I work in international level, although now I live in Estonia because I was supposed to be there 9 months for EVS 6 years ago. So I stayed there and I was invited to work there. I create a network of volunteers that deal with disabilities. Fino al 2005 ho lavorato in questi settori comunque. Quando poi mi sono trasferito in Estonia ho lavorato come volontario e quindi ho fatto molta pratica soprattutto nel settore di di lavoro con i ragazzi diversamente abili. Ok, so basically that was my background. I still work with this organization in Estonia and I do many freelancers training abroad. Questo è fondamentalmente quello che è il mio passato, quello che è la mia vita, e continuo tuttora a collaborare con tutte queste organizzazioni, con tutte queste associazioni, e tengo anche dei training, comunque tengo anche dei workshop liberi, insomma, per il mondo, in giro per il mondo. Ok. Now tell them why we are talking about this. So why this is the program. We divided the day in 2 parts. We start with citizenship, I guess it's the main car of the things, and then we're going to jump to social rights. They actually have a connection, even if you not might see like this. Quindi quello che faremo oggi, il motivo per cui siamo qua, è parlare di questi due macro argomenti che sono la cittadinanza e i diritti sociali. Li abbiamo comunque suddivisi, ma ovviamente, come ben potete immaginare, sono assolutamente interconnessi fra di loro. Okay, I was invited when Mino first time invited me to come here. He told me that he would like me to give some lectures, which is a bit against my
my nature. I believe that it, you cannot really teach, you can help people to learn. And for me, the difference between teach and learn is very big. So although now we're talking a lot, I hope that we can make more interactive. All'inizio, quando ho avuto i primi contatti con Mino riguardo questo workshop che avrei tenuto qua, era più dell'idea di fare delle lezioni teoriche, ma alla fine va un po' contro la mia ideologia di workshop, di laboratori, in quanto comunque credo che ci sia differenza fra appunto insegnare e dare comunque ai ragazzi, ai partecipanti, delle basi, delle fondamenta, dei contenuti che poi loro stessi svilupperebbero, quindi sono due concetti un po' diversi. E quindi ho deciso spero comunque che nella giornata di oggi si possano creare dei piccoli gruppi attivi che non siano soltanto gruppi di ascolto passivi, dove si possa attivamente fare qualcosa. Ok. And then we're going to talk about social rights. Basically, citizenship, my experience comes from a huge project that we have done. We have done like a local, international, European level, and also in Africa. Actually, the idea is how to work with, like, how to make citizenship attractive to young people. So that was the main point of the project. And quello che il cuore appunto del progetto, quello che vorrei si riuscisse a fare, e quello che comunque io faccio solitamente, è cercare di rendere l'argomento cittadinanza interessante per i giovani, perché è un argomento che fondamentalmente un po' gli perde dalle mani. E quando lavoravo nell'ambito, quando comunque tuttora lavoro nell'ambito delle organizzazioni, nell'ambito della cittadinanza, è un argomento che comunque prende una visione globale, lavorando anche in Africa, anche in altri stati, in altri paesi molto lontani dal nostro, sono comunque argomenti che prendono parecchi giorni e sono molto molto più ampi di quello che possiamo purtroppo fare nella giornata di oggi. If you write an Erasmus Plus project, or if you have written a Youth in Action program, there was the European dimension part. So most likely you copy-pasted from somewhere and you put it there because it's pretty much look the same in all the applications. And to work with citizenship and to understand what means European dimension, you need first to understand what actually citizenship, to try to understand later what is European citizenship. La cosa comunque divertente è che quando si fanno le domande per Erasmus, per programmi Youth in Action, si vede che c'è comunque la sezione dimensione europea, che comunque è importantissima, però se non si ha interiorizzato il concetto di cittadinanza è difficile riuscire a capire cosa si intende per dimensione europea. Ok, so let's then start talking about citizenship. And I first understood I have people here from different countries. Allora, iniziamo a parlare della cittadinanza. Da quanto ho capito ci sono persone che vengono dai diversi paesi. Where are you from? Ukraine. We have Fabrice from France, you have Spain, have like Portugal, I also can say it in Estonia. Can you please tell us how is the word citizenship in your country? Allora, vedo che ci sono spagnoli, francesi, ucraini. Vorrei sentire la traduzione proprio della parola cittadinanza nella vostra lingua. Citoyenneté. Громадянство. 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 Ciudadanía. Ciudadanía. Then in Italian is cittadinanza. Cittadinanza. Okay, in Portuguese is cidadania. Ah, yeah, we have Austria, German, sorry. Sinceramente non sono sicura. Però io l'ho tradotto in Bürgerschaft. Bürgerschaft, yeah, that's the German, yeah. Did you know another word? But this is the one that usually in the workshops they bring it, Burgenschaften. Yeah, and in Estonian actually it's kodakondsus. Kodakondsus. In Estonia la parola cittadinanza è kodakondsus. Now I would like for you to get to like if you are alone by your country, yeah, if you're Italian you can get to Italian, and I would like you to think, to talk then after what's the etymology of this word. So what is the origin? So why do you think that this word is like this? So what if you could divide these words and try to get the meaning, how you would divide and get the meaning?
Quello che vorrei che faceste adesso è dividere in gruppi, magari per la stessa cittadinanza, italiani con italiani e spagnoli con spagnoli, insomma, e cercare di riuscire a capire l'etimologia della parola cittadinanza nella vostra lingua. Da dove deriva e l'origine di questa parola? Yeah, so we can think a little bit. If you need to write it down, I ask them actually to bring some papers. Pensiamoci su e poi ora con dei fogli che arriveranno potete scrivere la traduzione e l'etimologia. Yeah, do you have white paper? White paper and pen. C'è bisogno di più tempo per voi, sono tre le parole. Minimo. A capire se perché se tu hai in te l'origine è molto vicino all'italiano. Sì. Come il latino e il concetto è lo stesso. Eh sì, a vedere in inglese. If someone needs. Qui ci sono penne e fogli. I usually make a joke in English. They say that citizenship comes from three words: city, because it's like a place, then zen, because you need to be zen to live in the city, and then sheep, because everybody do the same, they act like sheep, you know. Ok, in inglese c'è comunque un gioco dietro questa parola citizenship. Solitamente la dividono in tre parole: city, quindi città, zen, nel senso bisogna essere zen per avere la cittadinanza, e sheep, sebbene sia scritto comunque diversamente, però a livello fonetico assomiglia alla parola sheep, che vuol dire pecora, nel senso che tutti devono fare la stessa cosa, quindi andare uno dietro l'altro, but, come pecore. But actually means citizen, come from the word citizen, but in Estonian, koda konsus, koda is the old Estonian for a house. Mentre in estone koda kon, Koda consus, deriva dalla parola con, che significa casa, abitazione. Yeah. So if you already know in your country where it comes from, what's the meaning, maybe you could share with us. Quindi se già sapete l'etimologia della parola cittadinanza nella vostra lingua, lo possiamo già condividere assieme. In Ucraino, громада è come un'associazione, come comune, pues, громадянство è come una persona che belong, come a parte di questa comune, così, che è parte. Mm-hmm. En español la etimología de la palabra pienso que igual a la italiana. Ciudadanía viene de ciudad, ciudad. Yo que sería como el senso, no sé cómo es, debe ser parte, ¿no? De cierta persona. No sé cuál es la intención del nombre, pero sí viene de ciudad, ciudad. So, a specific place, ¿no? Sí. Ok. Sì, diciamo, il Bürgerschaft è fatto sempre da due parti, e il Bürger è quello, il cittadino, è la persona che abita all'interno della città. Cioè non parla del luogo, come diceva Victor, però parla della persona direttamente. E il Schaft è per completare la parola. It's like prefix, not yeah, like exactly, to make a sense. Uh-huh. Ma no, è sempre più semplice stavolta. Ok. Il francese? No, è come le lingue, tutte le lingue latine. Sì, se da denire. Legato alla città. Legato alla città. Cittadino, cittadinanza. Ok. So, when you're talking about citizenship, if you just start thinking about the word, it's like a person, but it's related with a place. And also you could see in Ukrainian, there is a belonging to a place. It's someone that is a part of something bigger. Like that is a part of, in this case, in Estonia would be a house, in Latin is a city, or could be even other like words, could be also even a castle and so on. Other, I guess in Burgel could be also the Burgos, which is like the old medieval area of Burgos, no? Could be. So maybe. So it is like
Actually, it's like a person that connects with a place. It's like not when you talk about citizenship, you're talking about two things in the same time. You're talking the people that share and belong to a specific place. Quello che ho notato è che l'origine della parola cittadinanza nelle diverse lingue di cui abbiamo appena parlato è fondamentalmente la stessa, quindi una persona, qualcuno che fa parte di un qualcosa, quindi una persona che appartiene ad un luogo, quindi una cosa piccola, quindi una persona che appartiene a qualcosa di più grande, come per esempio pare che anche in bulgaro la parola cittadinanza abbia a che fare con castello, quindi la vecchia parola simile al tedesco che significava il vecchio borgo medievale, quindi c'è sempre qualcosa che è connesso con la persona. In estone è kos, quindi casa, quindi un posto connesso ad una persona. Now would you like to ask you, after this debriefing, what for you means citizenship? Well, actually, what when you talk about, you are a citizen of your country, I believe. So when you think about the word citizenship, what's the first thing that comes to your mind? Dopo aver fatto questo piccolo debrief vorrei capire cosa per voi significa la parola cittadinanza, quindi quando dite essere cittadini di un paese, cosa per voi significa, qual è la prima risposta che vi viene in mente? A volunteer, yeah. Diciamo, io ora vivo da 6 anni in Italia. E tanti, diciamo, fanno questo scherzo, per loro è uno scherzo, diciamo, di dire quindi ora tra un po' puoi prendere la cittadinanza italiana. Però io rispondo sempre no, perché per me la cittadinanza per me è un'appartenenza, è il luogo da dove vengo, la cultura a cui mi hanno insegnato i miei genitori, le mie origini. Quindi per me la cittadinanza, in termini diciamo più che altro diciamo burocratici, diciamo, anche sulle carte, rimarrà sempre quella dell'Austria. Però dall'altro lato, diciamo, la cittadinanza per me significa il luogo anche dove uno è attivo, delle persone che sono attivi per il popolo, per gli altri nel luogo dove abitano. Diciamo, sono due concetti che per me sono importanti, connessi, però per me personalmente una cittadinanza è quello che è, da dove provieni. Are you a citizen of Austria or of Italy? Austria. Someone else, would you like to share your opinion? Qualcun altro vuole condividere la propria idea di cittadinanza? Per me sono diritti e doveri lo stesso. Rights and duties. Participation, rights and duties. You have to do something for your city, but you can receive something. Mm-hmm. Grazie. Quindi qualcosa legato non solo all'appartenenza, ma anche ai diritti e doveri. Cioè, io sono in un posto. Esigo che vengano fatte per me delle cose, ma allo stesso tempo devo dare al paese determinate cose, uno scambio. E poi anche identità, Identità. Ma si sente qualcosa in più? Sì, ma è solo per streaming, non è amplificato. Quindi sì, anche quello, cioè nel senso la cittadinanza per capire dove sono, di dove sono, proprio quando si dice da noi, where are you from, di dove sei. Quindi collocarsi anche in quel caso in un posto, nel bene e nel male poi. Okay. Per me è un po' strano perché io vivo da 10 anni in Germania, però io sono d'Ucraina e è così che con documenti hai sempre come un punto che io non ho un citizenship europeo. E solo per questa maniera che alcune volte che io mi sento assolutamente come persona normale in Germania, assolutamente normale, per questo punto che io non ho documenti tedeschi, sono un po', non so come dire, però it disturbs sometimes, così. Da fastidio. No, che dà fastidio, però credo che è più disagio. Come discriminata un po' più così. Grazie. Someone else? Do you understand the concept? Yeah.
per me cittadinanza è, come dicevano anche loro, identità più che altro, quindi rappresentarsi in un luogo ben preciso e in quel luogo poi poter essere attivo quando si può essere attivo, quindi fondamentalmente questo. Più o meno identità e identificazione anche, secondo me, poi ovviamente diritti e doveri, ma anche con la possibilità di un arricchimento nel momento in cui c'è, diciamo, lo spostamento da un luogo all'altro. I want to make it. And you identify yourself as what then? Quindi tu ti identifichi come cosa? Cioè in cosa ti identifichi? Mi identifico nel mio paese, diciamo, nei diritti e nei doveri, okay, del mio paese, nelle abitudini del mio paese, nelle consuetudini, okay, usanze e così via. Ok, thank you. Fabrice? No. È bello perché ci sono tante persone che sono stranieri, che vivono o che hanno una lunga, sì, esperienza. Anche io ho vissuto 10 anni in Italia e con il tempo ho chiarificato questi diversi concetti perché ci sono... da non mischiare a identità, cittadinanza e tutto. Per me ora è chiaro che la cittadinanza è una cosa che il primo punto, che io sono cittadino francese e l'ho informato quando sono venuto a vivere qui, che infatti è che una cosa che è imposto a te, che tu non fai scelta. Io sono cittadino francese, di fatto, infatti legato ai diritti e doveri a un paese dove tu hai la cittadinanza. E infatti quando tu ti ritrovi come te fuori, tu ti rendi conto che non hai i diritti e tutti. Dunque c'è questa cosa che la cittadinanza, infatti io lo vedo come una cosa molto rigida e formale, in senso che è una cosa che un contratto legato a un tuo paese dove tu hai la cittadinanza, che ha dei doveri e dei diritti. Io le vedo. Dopo tocchiamo altre parole che sono altre dimensioni, perché non sono la cittadinanza. Exactly. That's actually, it was how citizenship basically was like, was taken as the word. We look in the dictionary and that's actually what's written. Citizenship is a noun and it's the state of someone that have the rights and the privileges of and the duties of a citizen. So what's... Oh, sorry. Andando sul vocabolario e cercando la parola cittadinanza, come prima definizione troviamo lo stato di una persona di avere appunto i diritti, i privilegi e i doveri di un cittadino. And also that they have those obligations and is a member of a society, so it takes part in the society. So this is the dictionary like concept. The question is, when we're talking about be a citizen of a country, is only about rights and duties? It's only about, okay, I need to pay my taxes and I have the right to receive the to vote and to have my social security and that make me a citizen? Il secondo, per esempio, punto prevede sempre una questione di far parte di un'associazione, essere membri di qualcosa, quindi sempre far parte di qualcosa. Ma la domanda che mi viene da farvi è questa. Quando parliamo di cittadinanza, la vedete soltanto come una questione di far parte di un paese solo per i diritti, per i doveri, solo perché io sono italiano, ho il diritto di votare in Italia, ho il privilegio di avere una sicurezza sociale? Come lo vedete soltanto in questi termini? So that's actually, that was the question. When we are a very active group, we saw about our experience. But if you would go and ask what the citizenship means for you. So I am a citizen of Italy because I live in Italy, I pay my taxes here, and the government, I know that I have the minimum salary is this, the social security is that, and that makes you have the rights and the duties. Huh? Quindi noi siamo qua in questo momento, mi sono reso conto che siamo un bel gruppo attivo, ci sono molti italiani, vi ho fatto la domanda perché sei cittadino italiano, cosa significa per te? Quindi significa appartenere a un paese, il mio paese mi garantisce un salario minimo.
ho la possibilità di avere la sicurezza governativa, posso votare, è questo, no? Avere diritti, doveri. Have you ever heard about Maastricht? Avete mai sentito parlare di Maastricht? È intraducibile, non si può tradurre. Maastricht is a... volevo raccontare un po' la mia esperienza con la cittadinanza. Okay. Premetto che non mi sento cittadina italiana, ma preferisco sentirmi cittadina del mondo. Per me ogni barriera è un limite, ogni frontiera, ogni dogana, ogni esercito di uno stato diverso rappresenta un limite alla persona umana in genere. Io ho sposato un egiziano. Abbiamo avuto tre figli che adesso sono grandi. Mio marito non ha mai preso la cittadinanza italiana. Per un grandissimo orgoglio nazionale, lui l'Egitto non si sentiva di lasciarlo come nazionalità. Non si è mai perfettamente integrato, per la verità, in Italia, tant'è che vive spesso all'estero. Sinceramente però ho rispettato questo suo desiderio di rimanere legato alla sua terra, anche se lontanissimo. Incomprensibile è il suo rapporto con la burocrazia italiana, perché nonostante abbia chiesto più volte la cittadinanza, poi di fatto non l'ha mai fatto nel modo più consono, nel modo più come voleva la legge, per cui anche inconsciamente lui non la voleva poi in fondo sta cittadinanza. I miei tre figli posso dire veramente di averli cresciuti con lo spirito di libertà dalla cittadinanza, perché lo ritengo un limite, proprio avendo vissuto la situazione estrema, no, di mio marito. Per i miei figli ho voluto qualcosa di diverso. Uno di loro vive a Berlino dopo essere stato 4 anni ad Amsterdam, e gli altri sono qui vicino, ma comunque fuori di casa. L'importante è sentirsi di essere a casa con se stessi, secondo me. Mm-hmm. Yeah, so as you could see, we can have different kind of feelings of citizenship, because even if you are born in a place, you have connections with people from another places, and it started to like have a clash with your own identity as a person. And then to make it even more complicated, in 92 there was this one of those many European treaties, the one signed in Maastricht, that was for the first time written something called European citizenship. That was a specific like a second citizenship of everybody who is in the European Union. L'idea di cittadinanza, abbiamo visto che è qualcosa che cambia veramente da persona a persona, e ciò che ha aggravato ancora di più la situazione è stato quando nel 92 nel trattato di Maastricht si è parlato della cittadinanza europea. Quindi abbiamo aggravato ancora di più l'idea di cittadinanza, seppur già difficile ad un livello locale, la si è ancora di più appesantita parlando di cittadinanza europea. Then I would like to ask, if it's easy for you to understand that you are Italian citizen, a French citizen, a Ukrainian citizen, what is then the European? What means for you to be an European citizen? L'altra mia domanda è questa: se per voi è chiaro il concetto di essere cittadino francese, italiano, spagnolo, quindi andiamo a un livello un po' più superiore, che cosa vuol dire invece essere cittadino europeo per voi? Is there anyone who have like an idea when you think that you are an European citizen, what it means for you? Se c'è qualcuno che ha già in mente l'idea di essere cittadino europeo, insomma, cosa significa per voi?
Io prima forse l'ho anticipato già quando ho detto identificarsi in un luogo e arricchire magari, quindi io parto con la mia esperienza, con il mio bagaglio, diciamo, culturale, sociale, del mio luogo, delle leggi, dei diritti e dei doveri del mio luogo, e poi mi confronto con quello degli altri paesi e lo arricchisco, e magari si riesce a fare una cosa tutti insieme, no? Si riesce a trovare punti in comune o punti. What I mean by identification and identity of sound. Okay. For me, as I said it also before, it is also a thing of documents, because if I am in Ukraine, if people are in Ukraine, so they have to think every time if they want to go out, to go, not out, but to go to the Europe, to Italy, to Germany, to Poland, we have to make visa, we have to do all the preparation, we have to be in the column to wait, to stay there and to think, will I become this visa, will I not become this visa? You depend from other persons, you depend the whole time from other perspectives. And in Europe, you just know, okay, you have your papers, you don't have to think that you have to go somewhere, that you have to ask somewhere to give you permission to go to one country. You can just take your flight and don't think about that, oh, if I don't become my visa, I will lose my flight and I will lose money. You just reserve, you just book your flight and you just go, you just do what you want. And the people accept it like normal. And the people, because also they don't have these borders, they are more free, I can say like that, and they are more open to the other culture, to other people. Can I just make a comment in what you said? I don't know if you should have to translate then. Avete capito o serve la traduzione? Non tutto? Cioè, per quanto riguarda un cittadino europeo, la possibilità di potersi muovere è libera, nel senso che non ha problemi di dire a nessuno dove, come, quando va, quando torna. Uno ha la libertà di poter andare in un posto, prenotare il volo senza pensare alle varie questioni burocratiche. Mentre in Ucraina c'è la questione del visto, se non ho capito male, dove siete tenuti a definire il luogo dove andate, quando lasciate l'Ucraina, che sia Polonia, che sia Francia, Italia, dove starete a livello proprio di alloggio, che non ho capito male, quando partite, e mi sa che c'è un limite di tempo anche per cui tornare. Devono chiedere il permesso, non è che sì, sono noi che devi pensare, o puoi tu pagare per tuo avvio o no? Sì, perché col visto sei obbligato a rendere conto alla tua nazione di quello che fai. Questo è purtroppo. But I saw you saying that because when you want to go to Europe, and you're saying, do you understand that Ukraine is Europe? È la cosa strana. Do you understand when you talk about European citizenship, you are talking about the continent and you're not talking about EU citizenship? And do you understand what's the difference? And that's actually what I would like to bring you right now, and thank you for being here. Yeah, but also part of Russia is also Europe. Yeah, and to the Urals, I mean, it's the continent. You know, people from in Georgia or like in Moldova, like, you know, part of Turkey. This is also European citizenship. Like European, this is part of Europe, and connects with the European citizenship. There's actually the difference between these two words. What means then EU citizenship, and what means European citizenship? And here we are talking about European citizenship. And European citizenship is much more than just these rights and duties, because, for example, if you're a member of Ukraine, you do have, you share the continent, and you share the, like, many identity issues, culture, history, background, but you do not share the rights and duties of being a EU citizen. Okay, let me translate. Yeah. La cosa strana è questa quest'idea che ha avuto è assolutamente preziosa, perché ci fa capire quanto l'Ucraina in Europa abbia questi limiti per i cittadini ucraini nel muoversi in Europa.
E quindi qui noi parliamo adesso di si aprono due strade. Il concetto di cittadinanza europea, che quindi è un concetto più morbido, un concetto più libero, quindi essere cittadini europei significa aver più o meno condiviso uno stesso passato storico, uno stesso passato culturale. E poi c'è il concetto più tosto, il concetto più ostico, il concetto di essere cittadini della comunità europea, il che inizia a essere un po' più serioso l'argomento, e quindi iniziano a avere le persone meno privilegi se si parla di essere parte di una della comunità europea invece di essere parte dell'Europa. Yeah, and that's the part, and thank you for mentioning that actually, to have this concrete thing, because maybe if you are not from the European Union, you do not understand the difference between, for example, when you talk about the Council of Europe, you know, it's a group of 47, 48 countries now, they have the same values and identity, and that works for all the 48 countries, then it's totally different than the 28 European Union countries. Although, be a member of the European Union countries, you have like some rights and duties, like, for example, the Schengen area that you mentioned about the visa. This is concrete policies under a concept of citizenship. E la cosa comunque importante da ricordare è che quando si parla di essere cittadini della comunità europea si parla di qualcosa che dovrebbe in qualche maniera poterti diciamo dare dei privilegi, in quanto tu sei parte di fai parte di un posto che è, diciamo, dettato da regolamenti, da leggi dettate, comunque create dal Consiglio d'Europa, che decide per te, ti dà i limiti, cosa che invece non succede quando parliamo della far parte dell'Europa in sé per sé. Lo stesso esempio che faceva Alina dell'essere ucraina e nell'essere limitata nel viaggiare in Europa stessa fa capire quanto ci siamo allontanando dal concetto di essere cittadino dell'Europa. So, for example, as a right of a EU citizen, if you are in another country out of EU, you might go to an embassy. For example, I might, as a Portuguese citizen, I could come to an Austrian embassy if there's no Portuguese embassy in, for example, in Tanzania, and use my status of European Union citizen, which is different than just the European citizenship, to be a member of these identity values, like before you're talking about Italy, but it's a second level, it's like a bigger one. Quando parliamo di cittadini della comunità europea, per esempio sono portoghese e devo andare, per esempio, in un paese che non fa parte della comunità europea, tipo a Tanzania, nominato, yeah, per esempio, e, dove ci sarà l'ambasciata italiana. Ecco, in quel caso io solo lì ho l'appartenenza alla cittadinanza europea, sono italiano in quel posto, che è un limite rispetto a quando diciamo essere cittadini europei. Non posso essere cittadina europea in Tanzania, ma nell'ambito dell'ambasciata italiana in Tanzania io la sono cittadina della comunità europea. So that's actually how the project started. How young people then can, because if it's not only about rights and duties, what then means be a citizen? And then through this, it was a big project called Sailors on the Citizenship. We have done it in 13 countries, actually have done it in many of the countries that are here. And we try to discover what is this, what actually then citizenship means for young people. And we divided, as you could see here, after working with the trainers, with the group and so on, we reached with this concept that now have been published in the Czech National Agency, and we have now a book specific for this, how we reached this. Quello che vogliamo fare noi come membri di associazioni e organizzazioni è far capire, quindi ragazzi, veramente il concetto di cittadinanza. E quindi fare qualcosa che li possa in qualche modo rendere attivi, interattivi. Quello che abbiamo creato appunto anche con diversi programmi di attività giovanili chiamati Sailors for of the Citizenship, quindi marinai della cittadinanza, quindi abbiamo creato questa tabella, insomma, che ci fa capire come piano piano portarli tramite questo discorso che inizio con voi, ma che io faccio comunemente con i ragazzi delle varie, dei vari progetti, di come iniziare a parlare del concetto di cittadinanza.
Okay, so what it means? Che cosa significa quindi? That you are actually a citizen from the moment, like from your surrounding until the most far level. That you are like a citizen of your city, your village, your house, like we said before, or your castle, like the etymology said. Quindi noi partiamo dal concetto di essere cittadini nell'idea più minima, nell'idea più piccola. Quindi essere cittadini della propria casa, della propria quartiere, del proprio paese. Then you go for the citizen of the country, that's actually the most usual, that people connect better, that is like your citizen, like you said, you didn't say that you are a citizen. Which city are you from in Italy? Gravina. So you say like, I'm a citizen of Gravina, but so I'm an Italian, I'm a citizen. So the national level is the level that we see better because of these rights and duties. Poi passiamo a un livello più corposo, dove parliamo della cittadinanza nazionale, che è quella che forse è più conosciuta. Quindi quando noi diciamo di essere cittadini, diciamo di Bari o di Gravina, però facciamo parte del paese italiano, il paese Italia, quindi siamo cittadini dell'Italia, quindi ci apparteniamo al mondo italiano. And then now this new level, now this European, as you know, other continents they have the same. It's maybe not as advanced in like this EU form, but also we have like different kind of organizations that are continental, like in Africa, like the Mercosur in South America, like the Pacific countries and so on. So we have actually this dimension of, we call it like a regional dimension of participation. Poi passiamo al concetto di cittadinanza europea, che comunque, seppur limitato appunto alle persone che appartengono a paesi che fanno parte dell'Europa, è un concetto comunque che non sotto il nome di Europa, di cittadinanza europea, ma comunque viene anche condiviso da persone che fanno parte appunto di altri continenti, per esempio paesi del Pacifico, cittadinanza africana, del Sud America, eccetera. Yeah. And then it ends up with the global, now that you all sharing the same planet and you all have actually, in this case, like a responsibility maybe also, and the rights and duties for sharing the same space as the planet. Per poi arrivare al concetto ultimo di cittadinanza, ovvero far parte dello stesso pianeta, dove tutti condividiamo le stesse cose, gli stessi diritti e doveri, ma insomma. The thing is, rights and duties is just one of the things we have developed with like young people, then what it means to be a member of your country, of your city, and we decided, we understood that there was also more three pillars that it's connected. So it's you being, having the rights and duties for your city, for your country, for Europe, but also it goes along with the responsibility that you take when you, and with the participation that you have, with the belonging that you have for a place. For example, we are saying here that you are a citizen of Austria, but you for example, you're now being active in Italy. Yeah. So in some way you feel this connection with the identity of Italy because you have your sense of belonging now here. Yeah. A little bit. Quando parliamo di cittadinanza abbiamo sentito molto spesso il concetto di diritti e doveri, però non è soltanto questo. Quindi con questo schema che ho creato ho voluto anche parlare di tre altre colonne concettuali che accompagnano la colonna concettuale della cittadinanza. Quindi non solo parlare dei diritti e dei doveri, ma anche delle responsabilità che si ha nel far parte di un gruppo e quindi poi, diciamo nella maniera più univoca possibile, parlare del senso di appartenenza, quindi ci si appartiene a un gruppo, come prima facevamo l'esempio suo, anche se comunque austriaca vive, lavora ed è attiva nel paese italiano, quindi in una certa maniera potrebbe quasi percepire un senso di disconnessione fra l'essere, diciamo inconsciamente parte dell'Austria, ma nello stesso tempo essere attiva nel paese italiano. Okay, so that's the first break, like for this theoretical part. When you're talking about citizenship, you're just not talking about paying taxes and knowing what is your minimum salary. You're talking about this new concept that you try to approve, that a good citizen, so a citizen, is not only a person that have the rights and duties, but take responsibilities, participate, and belong to that place actively. So that's the part of the active citizenship. Quindi quello che ne viene da questa prima parte di
comunque discussione che abbiamo fatto, che abbiamo avuto, è quella di non fermarsi soltanto al concetto di essere cittadino per i diritti e doveri che ho, che ricevo, ma anche nel fatto di della responsabilità che uno si deve assumere nel far parte di un gruppo, e soprattutto nel senso di appartenenza, perché noi apparteniamo ad un gruppo, e soprattutto perché ci sentiamo parte di un gruppo e non di un altro, magari di un altro stato. Questions. Domande? Yeah. And what's about you? Where do you feel you're belonging to? You are a Brazilian citizen still? You feel yourself? Gli chiedo a lui, cioè lui stesso, come si sente ora? Che cittadinanza appartiene? There is two ways of seeing that, and I also saw that in two ways. I do not actually take part in anything in Brazil because I do not live in Brazil, but I still have my rights and duties as a Brazilian. Sometimes people think, but you feel more Brazilian or Portuguese or Estonian, and like, how is it, 50-50, 40-60? It's like I could divide my own identity, and you cannot. So that's the whole point. I feel myself Brazilian, although, because basically, I guess it's because I live 20 years since I'm a child in Brazil, then I feel myself Brazilian. But I know that I participate, and I take responsibility, and then I belong now to the Estonian society, like I belong to different European societies where I have been living. But as my identity, I am Brazilian. No? Sono brasiliano, ufficialmente. E in quanto nato in Brasile, vissuto in Brasile, avente diritti e doveri di un cittadino brasiliano, ma non sono attivo più nella realtà brasiliana, quindi in una certa maniera non sono più attivo ufficialmente in Brasile perché lavoro fuori. E la gente mi chiede, vabbè, ma allora ti senti più portoghese, più brasiliano, 50-50, la percentuale? È difficile da dirlo, perché sebbene io abbia i diritti e doveri del mio paese natale, il Brasile, io mi sento appartenente e ho le responsabilità, mi assumo le responsabilità del vivere in Estonia, del vivere in Portogallo, perché questi sono i paesi in cui io sono attivo. Quindi da un lato ho i diritti e doveri in Brasile, perché sono nato e vissuto fino a 20 anni, però dopo io ho vissuto in Estonia, in Portogallo, dove ho vissuto, mi sono assunto le mie responsabilità e ho creato un senso di appartenenza in questi posti, però ufficialmente io mi sento brasiliano, sì. And sometimes it's a bit tricky because part of my years of the taxes I paid in Portugal, now I pay in Estonia, so then after it's gonna be a big mess, but... E poi è un po' un casino tutto questo, perché comunque alla fine, parlando di burocrazia, e comunque io pago le tasse sia all'Asia, in un altro posto, sia in Estonia, sia in Portogallo, quindi questo è un bel casino questo, sì. Yeah. Okay, basically that's the theoretical part that would you like to come. Now would you like to come with a specific workshops if you would be interested. Would you like maybe for us to try to understand what is the history of citizenship. So where actually it comes from? And I have here some small papers, and I would like maybe to divide us in four different groups. We are, Titi, you participate as well? Would you like to take part? Yeah? Allora, questa è stata la prima parte, diciamo, teorica. Adesso faremo dei lavori, diciamo, dove ci vedono più attivi. Parleremo di quella che è la storia della cittadinanza, dove è nata, quando è nata. E sto pensando di dividervi in gruppi da quattro. Yeah, so it's going to be two and groups with two and three. What then? I will give you here four papers, and they are all different, epochs of the history. So we're going to start with like ancient world, then you go for the Middle Age, Enlightenment, and democracy time. And I'd like that each of the group would take like one paper. Maybe you can have like I don't know, maybe you two. Allora, in ognuno di questi fogli c'è il concetto di storia della cittadinanza preso in diversi momenti storici. Quindi che cos'è la storia della cittadinanza visto però in diverse fasi della storia. So what is the idea? Let's try to read that
And then after, I would like you to try to explain with your group. I mean, I could do that in a, I could do that usually in the workshops. I do that as a small theater, but I don't know how interactive would you like to be. If would you like to try, then we can have 15 minutes to read it through. And the question is, would you like that in your small presentation? Try to then to explain who could be a citizen in this epoch that you have. Quello che vorrei è che riusciste a trovare la persona, qual è la persona appartenente alla cittadinanza nel periodo storico in cui c'è scritto. Leggendo questo testo, ognuno diverso dall'altro, avrete un concetto diverso di cittadinanza, quindi capire chi fa parte di quell'epoca storica. So, which, like, when you read this, they have the scenario, and then try to make up a presentation with the scenario, and then after, you can do that in a presentation, identify who could be a citizen in this time. Quindi c'è più o meno una quindicina di minuti per fare questo lavoro, dopodiché uno di voi, un referente del gruppo, farà una piccola presentazione di quello che secondo loro è la persona che fa parte del periodo storico del vostro testo. Sì, una persona, capire chi fa parte di quell'epoca storica. Leggendo il testo forse si capirà meglio. Question. So it's like a typical citizen of this epoch? Yeah, so who could be a citizen in the democracy and liberalism? In this case, it's more open, but you're going to see the difference the between... Federico, do you have markers? Markers. Choose the right one. And do you have more than one color or just one color? More than one color. Maybe we have. The smaller. Ah, no, it's okay then. Is it clear? Can I help you, Fabrizio? Can I help you? Ha colpito questo just post.
Some of them have the middle age citizenship age, yeah. And they say in that time the concept of citizenship were a bit unknown. Some elite knows what it's. It's like, and so they say actually just some elite were the citizens, so that's why that's only the aristocracy and the church who was okay. Citizens. So. And so they say we have to talk about, we have to define the people that know the word of citizenship, or who were the citizens in this scenario? Who were the citizens in Middle Ages? Who were the people that were the citizens of the place of the different burgos in the Middle Age? Chi erano le persone appartenenti al Thank you.
Can can are they already set or okay? Avete bisogno Okay, more like what? How much more time do you need? We just finished to read the text, to understand the text. Okay. So maybe another 10 minutes? Okay, if you need 10 minutes. Eight? We have to like rough present it somewhere? I mean, how you feel like? Let's say that if they'll be with the time of a workshop, then I would ask you guys to make a theater presentation, but the group is also small, yeah. So you can make a presentation how you feel like. Is it clear? Per la rappresentazione, non dobbiamo dire il periodo che siamo. Loro devono indovinare. Yeah, we start with the ancient word, and then we go period, ancient period. Word, Middle Age, Enlightenment, and Democracy. Okay. Okay. Because then people can see the improvement. Il cittadino, il luminista. Quindi ci vuole, diciamo, una avversaria, una laurea. How much more you need? How much more time you need? You can just talk if you don't want to make a theater. You can just talk. Yeah. Who is the citizen in the Middle Age? Yeah. If you want, yes. Okay. Se vogliamo. Che cosa? Mezza. Noi stiamo rappresentando Te prefere? Un dialogo veloce. No, noi stiamo facendo tu. Noi vedi anche le maschere. Noi abbiamo. Noi abbiamo. Tre minuti. Che cosa 3 minuti? Abbiamo 3 minuti per fare tutto. No, talk with your group. Ah, sì, no. 3 minuti? No, if you need more, go. It's just to make people work, you know, like. Yeah. It's funny, all this stuff, because you see, I speak too fast, I guess. No? Maybe, not fast, but for a long time. Yeah. You just have to make a smaller break, you know.
Yeah, but it all because that's break that. My you know what? My thoughts. I will interrupt you by myself by and translating fastly. So when you see that I'm approaching my microphone to my mouth, you can see that I'll be translating. But okay. Don't worry, it's okay, it's okay. Yeah, because how many minutes they have here? Yeah, I mean, that's the thing. I guess they are taking more, but this is good that I wanted them to do something more now interactive, so wouldn't be sitting on the time. And but yeah, let's say that the big workshop would take more time, but I try to make it really a short version and look in the time. Okay. Because now I have after we have to talk about the dimensions of citizenship, so. Ma io ne ho presi due. Io sono